pensare campagnette piuttosto che la zona tra Sesto Gatto e Civento, si va a discutere del fatto delle pazzie, il padre dei monaci, come vogliamo chiamarlo. Su questo abbiamo avuto incontri anche con la pazzia di Bondone e con il Politecnico e altri, per cui è una cosa molto importante. Grazie. Come si chiama adesso? Mi chiamo il Cocoviero, sono venuto a tornare la mia. No, ero giusto, mi scusi. Magari poi ripeto, ci presentiamo tutti, ma per diventare così, ma ce l'abbiamo scritto, perché non so, vi sapete, abbiamo fatto l'osservazione, abbiamo fatto le osservazioni, e siamo ancora da presente come parlo, ma anche qui. Grazie. Io mi chiamo Marco Tutti, sono direttore dell'ufficio tecnico, però vorrei prima cosa fare chiarezza su una cosa. La base riguarda la base del nuovo PGT, non di ciò che è stato fatto nel PGT precedente. Quindi, quando voi indicate le indicazioni in fondo a viale, quelle non sono oggetto di questo PGT, sono atti precedenti e quindi non sono oggetto di confronto o comunque di valutazione di questo strumento. Infatti io ho parlato di autotutela, secondo me vanno revocate quelle provvedimenti. Io sto dicendo la massa cos'è, poi autotutela sta da un'altra parte, se sono atti che non vanno bene, no? Probabilmente non è così, perché sono stati approvati nel vecchio PGT. Scusi, ma anche il Comune di San Donato ha fatto osservazioni alla VAS su quegli insediamenti, quindi evidentemente qualcosa da ridire ce l'hanno, ma può fare su quelli specifici dello Stato. Però la questione è questa: se non sono in questo caso oggetto di valutazione, non può essere preso in considerazione. Quello che io le voglio dire è, va benissimo, però dobbiamo puntualizzare che questa è un'osservazione per il nuovo strumento urbanistico, che è quello che è stato descrittore. Scusi se la interrompo ancora, ma il nuovo strumento urbanistico può anche recedere su alcune decisioni o no? Anche quelle già approvate? No. Sì, lo so che... La risposta è ni. Risposta è ni. Quelle a cui lei fa riferimento sono piani che sono già stati sottoscritti e quindi il PGT non può andare a rimuovere degli atti già sottoscritti, perché il PGT può modificare... Ci sono dei precedenti però. Ci sono dei precedenti in cui è avvenuto. Allora, se l'amministrazione si prende responsabilità per... Io ho accettato la sua istanza. No, mi scusi. E non è un contraddittorio questo. Lei ha fatto la sua istanza. No, mi scuso, non la interrompo più. Lei adesso deve ascoltare. Assolutamente. Se vuole un contraddittorio lo facciamo, però da un'altra parte. No, perché siccome lei sta tranciando su questa cosa... Però per essere chiaro, è una VAS cos'è? La VAS valuta quello che è il nuovo strumento urbanistico. Quelle parti che voi avete segnalato non sono oggetto di questo strumento. Il PGT, e quindi la scelta che ha fatto la politica, che è precedente a tutto questo, è stata fatta una delibera di indirizzo in cui ha indicato quali erano i propri obiettivi dell'amministrazione, che sono stati tradotti prima con questo strumento e poi la valutazione che stiamo facendo all'interno dell'atto che ha fatto l'amministrazione per indicare il percorso e le linee guida. Non ci sono quegli elementi. Correttamente sono state fatte le osservazioni, ma non possono essere prese in considerazione per quanto riguarda questi aspetti, perché non sono oggetto di questa valutazione. Questo è. Per quanto riguarda la strada, per quanto riguarda la strada che attraversa, allora, se lei l'ha vista, per l'amor di Dio, può esserci un errore, perché è sempre ammissibile, ma come vede, le strade che attraversano il parco nella sua totalità non ce ne sono. Posso? Certo. Queste sono le singole strade. Chiariamoci. Scusi, no, chiariamoci. Visto che ci siamo interrotto, mi sembrava giusto. Ok, questo è uno. Qui è un percorso ciclo pedonale, ma da altre parti sì. No, abbiamo frainteso noi, ma forse siccome ha frainteso anche il Comune di San Donato, l'ingegner Biozzi che avrebbe le osservazioni che abbiamo mandato, allora noi vogliamo capire questa cosa qua, cioè da chiarire molto bene. Cioè, fate due ponti e tutto il resto, volete arrivare a Civeso e tutto il resto. Sono contro il percorso ciclo pedonale. Il percorso qui fatto per Cascina Sesto Gallo, su cui abbiamo il Parco Sud, è detto che ha fatto le osservazioni. Scusi, su quello sono... non è oggetto, veramente, quello è un piano che è già stato approvato e il parco primo vi ha detto che non poteva diventare il porto, il secondo vi ha detto che questa strada qui è un problema e voi siete andati avanti lo stesso perché avete ignorato la risoluzione.
scusi, ma anche qua non è un'osservazione. No, è una prescrizione. No, no, assolutamente non è una prescrizione. Io arrivo da lì, però io che parlo già, ma non è una prescrizione. Mi sono messo in contatto con tuo padre. Ma mi fa piacere, no, non è una prescrizione, però come dire, non è oggetto di questo problema. No, però scusate, l'oggetto di questa cosa qui, poi mi fermo e torno a sedermi. Allora, voi dite che volete collegare il concetto, volete collegarmi solo in maniera ciclopedonale o anche autostrada? Sì, la dichiarazione è ciclopedonale. Dichiarazione, registrata, ha detto quello che è ciclo. Allora, vorrei correggere quello che hai detto.